All'interno del progetto Non odiarmi si parla di bullismo, ma da dove nasce questo fenomeno? Beh, il fenomeno del bullismo è radicato nel passato, adesso semplicemente si stanno riscoprendo queste forme di bullismo che diventano nel tempo sempre molto più violente e quindi da qui la necessità di arginare, insomma, questo tipo di fenomeno mettendo in atto degli interventi di prevenzione soprattutto nelle scuole, che sono il luogo nel quale il bullismo più trova spazio per agire. Dal bullismo poi si passa al cyberbullismo, che cos'è? Certo, perché comunque anche la violenza è al passo con i tempi, nel senso che con lo sviluppo della tecnologia abbiamo avuto altre forme per mettere in atto il bullismo. Ormai gli smartphone, internet e tutti i social network fanno parte della vita di tutti i giorni ed entrano nelle nostre vite dalla mattina in cui ci svegliamo fino a quando andiamo a dormire, o forse neanche fino a quando andiamo a dormire, forse continua anche dopo. Dopo queste due definizioni, com'è possibile porre rimedio a queste due piaghe sociali? Allora, innanzitutto è necessario, come quello che stiamo facendo noi, andare nelle scuole ed informare i ragazzi di quello che realmente è il bullismo e fino dove può essere uno scherzo e quando diventa forma di violenza. Con l'aiuto di tutti gli educatori in senso molto generale, come genitori, insegnanti, si possono arginare queste forme insegnando ai ragazzi a riconoscerle prima di tutto e poi a prevenirle. Qual è la risposta dei ragazzi durante questo tipo di iniziative? I ragazzi partecipano in maniera molto attiva, infatti noi tendiamo nei nostri interventi ad avere un approccio molto interattivo con i ragazzi e i ragazzi rispondono molto molto bene.